Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Udinese TV, ultima edizione di giornata con il nostro telegiornale. Apriamo con lo sport questa sera, una serata amara per l'Udinese che perde 3-1 sul campo dell'Empoli. Dopo il gol di De Lofeu i toscani hanno ribaltato la partita nella ripresa con Stojanovic, Bairami e Pinamonti. Ci racconta i momenti del match Alessandro Sursa. L'Udinese a Empoli cerca una vittoria che è arrivata solo una volta contro il Sassuolo nelle ultime 12 giornate. Senza Molina, Wallace e Becao c'è l'esordio di De Maio e c'è anche Soppi. L'Udinese parte bene e prova subito a fare male. De Lofeu riparte dopo un errore dell'Empoli, palla per Beto, masticata però la conclusione dell'attaccante portoghese che grazia Vicario e si resta sullo 0-0, 0-0 però che viene spazzato via da una grande giocata. 1-2 De Lofeu, success, di nuovo De Lofeu, 1-0 Udinese, quarto gol in stagione per De Lofeu che con i suoi bodyguard va a fare male all'Empoli e porta avanti l'Udinese. Il primo tempo finisce bene per i bianconeri con questo punteggio, ma nel secondo cambia tutto e l'Empoli entra con altra grinta. Apertura per Stojanovic, sterzata, Udoge è mandato al bar sinistro del terzino dell'Empoli che fa 1-1, primo gol in Serie A, e i toscani agguantano il pareggio al minuto 49 con il gol del numero 30. Però è davvero una serata complicata questa seconda parte di partita per l'Udinese. De Maio ha saltato secco, palla dentro e poi tutto facile per Bairami, il numero 10, al minuto 59 fa 2-1. In un quarto d'ora l'Empoli l'ha ribaltata, l'Udinese non c'è più, gioca soltanto l'Empoli che poi va ancora, dopo un erroraccio di Makengo che ha provato il colpo di tacco, a mettere i brividi. C'è la grande conclusione di Pinamonti e la grande a sua volta risposta di Silvestri che si arrabbia tantissimo proprio con il compagno francese e poi la palla all'imbucata dentro. Perez si perde completamente, Pinamonti, classico movimento dell'attaccante scuola Inter che fa 3-1, gioco, partita, incontro e sesto gol in campionato per il classe 99, davvero la sua miglior stagione. Ma è l'Empoli ancora che fa la partita, Cutrone ci prova anche lui, poi allarga il pallone sulla destra, arriva una grandissima conclusione, deviazione proprio di Silvestri che nega la gioia a Pinamonti, finisce 3-1, notte fonda. E ha parlato ai nostri microfoni al termine del match il mister Luca Gotti, sentiamo. Una sconfitta amara, lei poco fa ha analizzato la partita al di là del primo tempo chiuso in vantaggio dicendo che è stata una prestazione condita da tanti errori tecnici anche nella prima frazione. Sì, non mi è piaciuto neanche il primo tempo perché se l'Empoli provava a fare il suo gioco ci dava un sacco di spazio, un sacco di opportunità per far male a nostra volta. Gli fai il primo gol però hai due o tre occasioni grosse per fare gol, ma oltre a questo c'è anche proprio la gestione della palla, lo sbagliare cose troppo semplici, che non è normale che sia così. Poi nel secondo tempo c'è stato anche il condimento di alcuni errori difensivi e si sono continuati a ripetere gli errori nell'area avversaria, perché abbiamo avuto anche nel secondo tempo, anche prima del pareggio, nei pochi minuti del secondo tempo, prima del pareggio dell'Empoli, avevamo avuto anche altre due occasioni. Poi prendi il gol dell'1-1 e cominci a spaventarti e allora ogni azione la valuti in un modo diverso, perdi la lucidità, non riesci a palleggiare come gli spazi che ci venivano concessi avrebbe meritato, secondo me. Che tipo di spiegazione si dà al di là degli errori di cui ha parlato? Può esserci anche magari un fattore mentale, perché la squadra, un po' come si è vista anche con la Lazio, hanno appena incassato il pareggio, va un po' in confusione. Sì, un po' troppa preoccupazione, un po' troppo nervosismo. La squadra sente addosso peso, negatività e si spaventa quando lo spaventarsi è prendere la direzione peggiore. Cosa si prende da questa serata? È chiaro che è difficile trovare qualcosa di positivo, forse ad eccezione della prova totale anche di De Lofeu, l'abbiamo visto spendersi molto, al di là del gol, rincorrere tanto gli avversari, l'abbiamo visto, quella è una cosa che poi ci ha colpito. È stata una partita molto continua, la sua in tutte e due le fasi di gioco, ha rincorso molto e ha cercato di rendersi utile al meglio delle sue
possibilità. Poi magari nella fase di rifinitura poteva essere più lucido a sua volta, però insomma sono altri che sono mancati dal punto di vista della lucidità, della personalità, del coraggio nel palleggiare con una qualità diversa. Può aver inciso, al di là degli aspetti che gli ha citato, anche quello della concretezza sotto porta, perché l'Udinese ha avuto anche un po' di palle per fare chiudere il discorso, di fatto è molto così. Poi l'Empoli cercava la sua manovra con un maggiore ragionamento, con un maggiore palleggio, e noi in maniera molto più diretta, molto più verticale, anche in relazione alle caratteristiche dei giocatori che hai. Però hai avuto un numero di occasioni troppo grosso per concretizzare così poco. Grazie mille. Grande consapevolezza nelle parole di Samir, che ha sottolineato come manchi la concentrazione e manchi la costanza nelle prestazioni. Io sono consapevole che non abbiamo fatto una partita come tutti aspettavano, no? Come ci aspettavamo anche noi. Abbiamo fatto il primo gol, poi la nostra intensità è calata lì. E non può succedere così, su e giù, su e giù. Dobbiamo mantenere una linea dritta, no? Di mentalità, atteggiamento. E non va bene così, perché non possiamo permetterci di avere questo tipo di comportamento in campo. Dobbiamo prendere noi la responsabilità. Sappiamo che le cose non stanno andando bene, però solo noi possiamo uscire di questa situazione. Quindi purtroppo è successo così, dobbiamo curare i dettagli, perché i dettagli in Serie A fanno la differenza. È successo pure a Roma, è successo pure oggi. Quindi sembra che quando facciamo gol, teniamo noi il risultato, facciamo fatica ad ottenere la concentrazione, il livello, quindi dobbiamo lavorare su quella cosa lì. Come io sono qua da 6 anni, ho vissuto tante cose qua dentro, quindi in questi anni ho imparato tanto. Dobbiamo tirare fuori adesso, i coglioni, perché le cose non stanno andando bene, dobbiamo dire la verità, e è così. Dobbiamo avere la personalità di venire qui, io come capitano adesso, e noi in gruppo dobbiamo dirci in faccia che le cose non stanno andando bene. Quindi questo è il mio pensiero da quello che sta accadendo in questo campionato. Sami, secondo te è uno scatto di testa che dovete fare? Perché anche mister Gotti ha detto poco fa, a volte come a Roma si prende gol del pareggio, prendiamo gol e... Sì. Un po' in confusione, quindi sì. Sta tutto lì più che nella tattica o nei progressi sul campo. Dobbiamo curare, come l'ho detto prima, dobbiamo curare i dettagli. Io dal primo ogni giorno devo cercare di migliorare, sia fisicamente, mentalmente, per aiutare i miei compagni. Purtroppo io sabato non ci sarò, ma quelli piccoli dettagli che dobbiamo migliorare è fare gol, rimanere sempre in partita, concentrato, perché siamo una squadra forte, però dobbiamo dimostrare quello in campo. Non bastano le parole, contano i fatti adesso. Quindi stiamo rappresentando una società molto molto importante, che è da Serie A da un sacco di anni, e non vogliamo andare in Serie B, non vogliamo andare in difficoltà. Quindi dobbiamo adesso svegliarsi, perché il campionato è ancora lungo. E nel frattempo è terminata anche l'ultima gara di questa 16ª giornata, Cagliari-Torino, risultato finale 1-1. È stato arrestato per reati societari e bancarotta il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Nessun coinvolgimento per il club. Ferrero è stato arrestato a Milano e portato nel carcere di San Vittore per il crack di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico, con sede in provincia di Cosenza. Insieme al presidente della Sampdoria è stata arrestata e posta ai domiciliari la figlia Vanessa, cui viene contestato lo stesso reato di bancarotta di cui è accusato il padre. Tra gli arrestati inoltre c'è anche un nipote di Ferrero, Giorgio. Non si conosce per il momento l'identità degli altri 3 arrestati coinvolti nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Paola.
Passiamo ora alla manovra. CGIL e UIL annunciano lo sciopero. La manovra viene considerata insoddisfacente. CGIL e UIL hanno deciso di proclamare per giovedì 16 dicembre uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma in Piazza del Popolo, con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città. Gli aspetti che non hanno rispettato le aspettative delle associazioni sindacali in particolare riguardano il fisco, le pensioni, la scuola, le politiche industriali e il contrasto alle delocalizzazioni, il contrasto alla precarietà del lavoro, soprattutto dei giovani e delle donne, la non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un'occupazione stabile. La manovra è fortemente espansiva, il governo ha sostenuto lavoratori, pensionati e famiglie con i fatti, provvedimenti e significative risorse. Quanto ci si limita invece ad osservare a Palazzo Chigi. E debutta quest'oggi il Super Green Pass, record di download per quanto riguarda i certificati verdi. Non si sono verificati grossi problemi per quanto riguarda una delle principali novità del decreto, ovvero i controlli a campione su bus e metropolitane del trasporto pubblico locale. Ringrazia i cittadini la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per lo spirito di collaborazione. Il dato principale che emerge riguarda il numero record di certificati scaricati nel giorno del debutto del pass rafforzato, quello che consente quindi a chi è vaccinato e guarito di poter accedere a ristoranti, cinema, teatri, stadi. Oltre 1.300.000, la stragrande maggioranza dei quali, quasi 970.000, legati alle vaccinazioni. Un segnale inequivocabile che l'entrata in vigore delle nuove restrizioni siano un primo risultato della riduzione ulteriore della platea dei non vaccinati. Le misure sul certificato verde rafforzato saranno in vigore fino al 15 gennaio, nel momento in cui una persona fa la terza dose, questo ha una durata di 9 mesi a decorrere dal 15 dicembre. Data in cui tutti i Green Pass verranno aggiornati con una riduzione di quella che era la durata iniziale di 12 mesi e questo è il chiarimento dato dal sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Super Green Pass dunque, niente più ristorante, cinema e stadio con il solo tampone negativo, ecco le nuove regole. Mentre in Italia entra in vigore il Super Green Pass, in Austria prende forma il disegno di legge per l'obbligo vaccinale che entrerà in vigore a febbraio. I Novax riceveranno ogni 3 mesi un invito dal Ministero della Sanità a farsi immunizzare. In caso di inottemperanza scatta ogni volta una multa da 600 euro che diventa una superammenda da 3.600 euro per chi non la paga entro i termini stabiliti. Sono esentati dall'obbligo bambini sotto i 14 anni, donna incinta, chi è guarito da meno di 180 giorni e altre persone che non possono essere vaccinate per motivi medici. Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni hanno un mese di tempo per ricevere la prima dose.
E passiamo ora ai dati giornalieri relativi al contagio resi noti dal Ministero della Salute a livello nazionale. Sono 9.503 i positivi al test Covid individuati, a fronte dei 301.560 tamponi eseguiti, che portano così il tasso di positività al 3,1%, in aumento rispetto al 2,9% di ieri. 92 sono le vittime in un giorno, 743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45, ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 5.879 e quindi 282 in più rispetto alla giornata precedente. La situazione in Friuli Venezia Giulia invece evidenzia un dato: che ad essere colpiti dal Covid sono sempre più gli under 19. Per quanto riguarda invece i contagi, 388 sono i nuovi casi, 6 le vittime. L'azienda sanitaria Friuli Centrale ha calcolato che i medici di medicina generale hanno effettuato più di 41.000 dosi di vaccino. Francesca Santoro. Sono gli under 19 al momento i più colpiti dal Covid in Friuli Venezia Giulia, e quanto emerge dai dati della regione, secondo cui il 26,5% dei contagi è concentrato appunto in questa fascia. I nuovi casi messi in luce nelle ultime 24 ore sono 388, grazie a 9.955 tamponi e test. La percentuale di positività risulta quindi del 3,9%. Crescono i ricoveri, i pazienti nei reparti ordinari sono 305, 17 più di ieri, quelli in terapia intensiva sono 29, uno in più. Il conto delle vittime sale a 4.024, con 6 ulteriori decessi. Una 94enne di Trieste e una 91enne di Muggia in RSA, un 92enne di San Quirino, un 85enne di San Dorligo, un 77enne di Trieste e un 76enne di Aviano in ospedale. L'azienda sanitaria Friuli Centrale ha oggi tirato le somme sul supporto dei medici di medicina generale per il funzionamento degli hub vaccinali. Complessivamente da aprile a ottobre sono state effettuate 41.096 inoculazioni. Quindi, secondo le proiezioni, si dovrebbe raggiungere quota 52.000 entro la fine dell'anno. Trattandosi di una media di quasi 6.000 dosi al mese, si arriva a circa il 10,9% del fabbisogno della popolazione di età superiore ai 12 anni residente nel territorio di Asufk. I distretti più virtuosi per l'apporto dato alla campagna vaccinale sono la Tisana e Tolmezzo, che insieme coprono oltre il 65% delle vaccinazioni totali. Il direttore generale, Dennis Caporale, rileva come i medici di medicina generale si stiano dimostrando un valore in più per l'azienda. Confidiamo nella loro disponibilità e professionalità per aumentare la percentuale di vaccinazione nella popolazione, in particolare in questo periodo di terze dosi e nuovi cicli. Green Pass fondamentale per mantenere aperte le attività e per preservare la regione da pericolose situazioni di contagio. Sentiamo allora le parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga, al quale da qualche giorno, a causa delle minacce dei Novax, è stata assegnata la scorta. Oggi non abbiamo particolarmente, almeno non sono stati ancora segnalati disagi. Come sapete, ho chiesto al governo di fare una valutazione soprattutto per gli studenti minorenni, per il quale, come ho detto dall'inizio delle misure, bisogna sempre cercare di accompagnare. E quindi in un momento in cui le persone si devono adeguare alle nuove regole, penso sia utile non escludere nessuno. E quindi la proposta che avevamo fatto era quella di fare una parentesi, diciamo, per permettere questo accompagnamento. Al momento da Palazzo Chigi non sono arrivate risposte positive in tal senso, o qualcosa si sta muovendo? No, ha segnalato, hanno compreso il problema. Però ecco, risposte non sono arrivate. Si è più volte rimarcato anche da chi dovrà effettuare i controlli la preoccupazione anche sul come sanzionare, in che modalità i trasgressori, anche qui vedremo l'evolversi della situazione. Beh, ma diciamo che dall'inizio quella è stata abbastanza chiarita, si parla di controlli a campione, non si parla ovviamente di controllare chiunque salga su un autobus, perché sarebbe improponibile. Sono controlli a campione, esattamente come a campione può essere controllato il biglietto, se uno ce l'ha a disposizione, così può essere controllato il Green Pass. Però devo dire che grazie al Super Green Pass oggi possiamo garantire ai cittadini che sia in zona gialla, ma anche in zona arancione, che ci auguriamo non arrivi, però se dovesse arrivare, che tutte le attività possono rimanere aperte per chi ha fatto il vaccino, per chi ha superato la malattia. È un cambiamento epocale rispetto allo scorso anno. Io ricordo che lo scorso anno il Friuli Venezia Giulia era in zona arancione, non in gialla, che quindi erano chiuse molte attività o limitate in modo drammatico,
che le attività economiche, pensiamo a quelle del turismo invernale, hanno chiuso e non hanno potuto esercitare la loro attività. Oggi invece tutto questo è possibile grazie a un'arma che si chiama vaccino e grazie alle scelte che sono state fatte, oltretutto su proposta delle regioni, che dà prospettiva a un mondo che altrimenti sarebbe stato massacrato per 2 anni consecutivi dalla pandemia. Presidente, ultima cosa, ovviamente situazione che le ha provocato anche tante minacce, adesso è sotto scorta. Sì, insomma, sarà una cosa provvisoria, però insomma su questo diciamo, è il minore dei problemi. Il problema è superare la pandemia, il problema è riuscire a tornare a una vita normale, il nostro impegno è quello di continuare a garantire alle imprese e ai lavoratori di poter svolgere le loro attività. Controlli in città, sia sui mezzi di trasporto, in particolare in stazione, in autostazione, che negli esercizi commerciali. Poche le sanzioni comminate, secondo il comandante della municipale Eros Del Longo. Un primo bilancio alle ore 12 dei controlli odierni. Ad ora abbiamo fatto una 50ina di controlli e abbiamo riscontrato soltanto una violazione, oltretutto fatta da un cittadino straniero. Li abbiamo fatti nel momento che alla fermata le persone scendono dai bus. Abbiamo preso in considerazione le principali 6 linee che attraversano la città. Per il momento i controlli non li facciamo sugli scuolabus, proprio in attesa che vengano fatti chiarimenti, ma li facciamo sulle linee normali di trasporto pubblico locale. Proseguono anche i controlli, comandante, vero, per quanto riguarda le attività economiche nei bar, nei ristoranti, per l'obbligo del Green Pass rafforzato per il consumo all'interno e anche per l'obbligo della mascherina. Nel weekend abbiamo controllato 150 persone, abbiamo controllato una 50ina di attività economiche, però devo dire che il risultato è soddisfacente perché le sanzioni che sono state elevate sono veramente due, una attività economica e una per chi non portava la mascherina in area aperta. Se la sente di rilanciare un ulteriore messaggio alla popolazione anche nell'ottica appunto di queste misure, comandante? Ma sono misure che sono state adottate per limitare il disagio che abbiamo vissuto negli anni precedenti con il lockdown, a danno ovviamente non soltanto dell'impresa ma anche dei cittadini. Quindi adottare quel minimo di misure per consentirci di fare una vita normale credo che rientri nei desiderati di tutti quanti. Ed ora la cronaca con tutti i principali fatti di giornata raccontati nelle nostre flash news quest'oggi a cura di Francesca Santoro. Inseguimento velocità folle nella serata di ieri a Udine da via l'Europa Unita alla rotonda di via Basaldella. Una volante della polizia ha inseguito l'auto di 2 fuggitivi contromano e con pericolosi sorpassi, superando Piazzale Cella fino alla periferia sud della città. La fuga è terminata quando la volante ha urtato un palo della segnaletica verticale per evitare l'altra auto che si è bloccata contro un marciapiede. Il passeggero è fuggito, ma gli agenti hanno fermato l'autista, un 41enne italiano residente a Udine, che ha consegnato ai poliziotti 2 dosi di cocaina. Nascosti sotto il piantone dello sterzo sono stati trovati 34 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello. L'uomo è stato arrestato per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di stupefacente e resistenza. Per gli agenti la prognosi è di 10 giorni per i vari traumi patiti. Le fiamme gialle di Pordenone hanno scoperto 95 famiglie straniere che avevano ottenuto senza averne titolo il reddito di emergenza. Oltre a specifici requisiti socio-economici, è richiesto di non essere ospiti di strutture a totale carico dello Stato, tra cui i centri di accoglienza straordinaria per stranieri. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone hanno portato a scoprire che, seppur ospitati in questi centri, i nuclei familiari in questione hanno percepito sussidio per una somma complessiva di 178.080 euro. 2 le denunce alla Procura per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Gli altri 93 sono stati sanzionati per una somma complessiva di oltre 500.000 euro. Dei 10 appartamenti all'interno dello stabile di via Angela Merici 1 a Gorizia, devastati da un incendio sabato sera, 8 sono oggetto di verifiche da parte dei tecnici ATER. Per gli inquilini degli appartamenti che necessiteranno di lavori più lunghi, saranno trovate idonee e sistemazioni finché non sarà possibile dare nulla osta al rientro in sicurezza nel proprio alloggio. Sembra che l'incendio sia divampato dalla camera da letto di un appartamento.
un'atmosfera natalizia al Macron Store dello stadio, dove si possono ammirare due presepi e una composizione di Natale, opera della creatività dell'artigiano Angelo Carlette, un grande tifoso bianconero. Due bellissimi presepi e una composizione natalizia decoreranno il Macro Store per tutto il periodo delle feste grazie a un'amicizia e una collaborazione di vecchia data. Ho pensato di fare questo presente, diciamo, per le festività, per abbellire anche un po' il negozio e presentare queste composizioni che faccio sempre sul tema della fatica che fa l'essere umano per raggiungere il paradiso. Io, diciamo, sempre simboleggiate dalle pecorelle che siamo sempre noi, diciamo, e la fatica che si fa per raggiungere la Gesù. Lei è un artigiano dei presepi, quanti presepi prepara ogni anno a Natale? Riesco a fare 2-3 presepi perché comincio in agosto così, e c'è circa un mese e mezzo di lavoro per ognuno, alternato da altre composizioni, diciamo che faccio portafiori o composizioni un po' più piccole, sempre sul tema del presepi, diciamo, sul tema natalizio. Il legame con l'Udinese è speciale? Sì, il legame con l'Udinese è molto speciale, sono un tifoso dell'Udinese e quello che faccio lo faccio molto volentieri anche per aiutare, diciamo, ad abbellire anche questi ambienti. Una grande sorpresa di questi nostri cari tifosi e nonché amici, Angelica e Angelo, che ci hanno onorato delle loro opere, perché sono veramente delle opere questi alberi. E con gran felicità e con onore li teniamo qua presso il nostro punto vendita, il Macro Store Udine. Colgo l'occasione per fare tantissimi sereni auguri a tutti i nostri super tifosi dal Macro Store Udine, da Simonetta, dai miei colleghi Maurizio e Leonardo. A tutti veramente vi auguro un sereno Natale. E con questi auguri ci proiettiamo sulla giornata di domani per leggere i titoli delle prime pagine che troveremo in edicola. Allora iniziamo subito con il giornale. Il giornale che scrive l'effetto delle nuove misure, super green pass, boom di vaccinazioni, italiani in fila per non rimanere esclusi, scaricato 1 milione di certificati, mai così tanti da luglio. Libero intitola Enrico lo candida, lui si dà, Letta e Conte, coppia alla deriva. Per ingraziarsi il grillino, il segretario PD gli offre il seggio lasciato a Roma da Gualtieri, ma Calenda lo sfida e l'ex premier se la fa sotto e rinuncia. Ancora il titolo della Verità, prove di informazione di regime, dopo le mascherine vogliono il bavaglio. Ormai dare notizie da tutto il mondo che consentano di valutare correttamente i provvedimenti sanitari è considerato un atto di responsabilità. Se non si cantano le lodi del governo, si è bollati come Novax e gli spazi di espressione si vanno restringendo. Il titolo del Foglio, l'Italia che il Censis non vede, prime dosi in aumento, file per i booster, niente isterie sul Super Green Pass, PIL in gran forma, consumi su. L'ondata della razionalità italiana celebrata dalla Zeit con un grazie a Draghi e al salvifico trasformismo. E per questa sera è tutto, io come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona notte e vi lascio alla Cadde Oggi di Guido Gomirato. Il 6 dicembre 1992 l'Udinese è di scena a San Siro contro il Milan davanti a 70.000 persone. Il pronostico è tutto per i rossoneri di Capello e dopo 33 minuti, dopo aver sfiorato più volte il bersaglio, i rossoneri vanno in vantaggio con Albertini. Ma poi, a 2 minuti dalla fine del tempo, ecco che Balbo pareggia 1-1 e il match finirà proprio sul 1-1, un risultato importante per l'Udinese, soprattutto clamoroso se si pensa che in quel torneo l'Udinese di Alberto Bigon racimolerà in trasferta la miseria di 5 punti, il frutto di 5 pareggi. E il Milan è la squadra più forte, ecco perché il pareggio a San Siro assume importanza notevole. Alla fine l'Udinese si salverà soltanto vincendo lo spareggio di Bologna del 12
giugno 1993 contro il Brescia 3-1, ultima gara in bianconero di Abel Balbo, che è il miglior giocatore dei bianconeri in quella travagliata stagione.